E poi salata intorno, poi dai a fettine e pianti basta. È buonissimo la ricotta. Allora, intanto vediamo che Celestino sta mettendo il caglio dentro al latte per formare la cagliata. Ecco, poi dopo parleremo anche degli strumenti che venivano utilizzati. Scusa, una volta. Il caglio da dove l'hai preso? Non ho caglio sono l'intestino dell'agnello, dove l'agnello digerisce il latte e forma i granuli. Ma tutti i giorni va ammazzato l'agnello? No, eh? Va ammazzato sempre l'agnello. Signora, vuole sapere, si può. È così che si fa con metodi, diciamo, di una volta. Anche adesso c'è quello chimico, però ancora noi utilizziamo, diciamo, quello di una volta, quello naturale, però altrimenti c'è quello chimico per comunque arrivare a questo tipo di prodotto, perché non si può non fare questo passaggio, cioè un passaggio obbligato, e del resto è proprio la tradizione che ce lo insegna, e non avremmo se non sulle nostre tavole questi formaggi meravigliosi. Ancora no? Io avrei detto di sì, perché non ci sia. Questo deve rimanere dritto. Ecco, allora. Non deve cadere, diciamo così, e ci serviamo. Ecco, non deve. Ancora non è il momento. Diciamo, manca, però già si vede. Già si vede. Sì, dobbiamo purtroppo anticipare per una questione legata al meteo. Mannaggia. Però veramente, guardate, anche, guardate anche il tipo di pentola che è stato scelta, il rame, come veniva utilizzato una volta. Anche questo adesso è chiaramente cambiato, o comunque invece, come nel caso di Celestino e di Natalina, viene portata avanti la tradizione proprio utilizzando anche i materiali che si usavano una volta, quindi proprio per la produzione locale. Da quanti anni avete questa attività, Natalina? 30 anni, ecco, quindi veramente esperto, Non abbiamo un'esperienza incredibile. Adesso stiamo alzando un po' proprio perché dobbiamo anticipare la cagliatura per una questione di tempi, di tempistica. Quindi abbiamo visto un po' quelle che sono i passaggi fondamentali, le tre tappe: la coagulazione del latte, che dà origine alla cagliata, poi c'è lo spurgo del siero e la stagionatura, e viene utilizzato proprio il caglio per creare questa cagliata, il caldo dell'agnello. Ecco, deve essere infranto subito, Celestino, quando poi una volta ci siamo quasi. Stiamo vedendo la temperatura, ancora non siamo proprio a temperatura. Dopo però la tagliamo, la ricotta salata, non ce ne siamo dimenticati, è che è un momento. La stanno tagliando, è Giusy, grazie, scusa, non mi ero accorta. Giusy della cooperativa Monte Patino, che ringrazio insieme a Raffaele sempre per la collaborazione, perché ci danno la possibilità di entrare nel merito degli antichi mestieri, trovando proprio persone che vogliono e proprio danno la possibilità a tutti di conoscere come venivano effettuati gli antichi mestieri. Insomma, noi li ringraziamo per questa disponibilità. Buona, ecco. Adesso arrivano gli stuzzichini, così ci facciamo perdonare se magari mi veniate un po', però vedo che la telecamera è bella coperta, almeno c'è chi non si bagna. Vediamo, qui continuano a tagliare. Invece vengo. Adesso che cosa stai facendo, Celestino? Sto passando la mano attorno al caldaio per fare decantare il formaggio. Tra 5 minuti, anche 10, andiamo fuori. Ok, quindi è a posto, la tagliata. Questo adesso ferma per sarebbe 10 minuti, anche 20 minuti, 10 minuti poi si rigira, però anticipiamo perché può darsi il tempo.
Certo, dobbiamo un attimo velocizzare. Invece una cosa però che abbiamo scoperto proprio in questo viaggio tra gli antichi mestieri è che oltre a una c'è un gemellaggio con il Piemonte e con Alba, quindi abbiamo così unito un po' l'Italia dal punto di vista dei tartufi. Sì, cioè ogni anno c'è una regione che viene, diciamo, con noi, festeggia Nero Norcia. Allora, adesso che sta facendo? Adesso sto, diciamo, raccogliendo il formaggio, faccio una tipo di palla grande, poi dopo viene messo anche in stampi e viene tagliata. Ecco, gli stampi di una volta erano fatti in legno, vero? Purtroppo ce l'ho a casa, ma non l'ho preso perché non l'ho fatto in tempo. Non c'è problema, lo diciamo, però questo è bello sapere che utilizzate anche quelli, no? Ecco, adesso chiaramente si è passati alla plastica perché è molto più comoda, ma quelle che sono le piccole migliorie che possono comunque garantire una qualità esattamente uguale a quella del passato, ben venga, no? L'importante è che non venga snaturato il modo in cui vengono realizzati i prodotti, quindi qui c'è proprio un processo artigianale, una goccia sospetta, però insomma, vediamo, ecco, è molto bello, non so se riuscite a vedere, adesso sta veramente prendendo forma il formaggio, tra poco verrà messo nelle forme effettive, però lo sta lavorando Celestino con le mani, un'abilità incredibile. Sì, la signora vuole sapere. 42 gradi. 42 gradi, ma lui le piace come. Tranquillamente. Le mani diventano rosse, ma non ci sono problemi. Fino a 46-47 gradi non ci sono problemi. Ecco, è vero, è talmente abituato, magari se ci troviamo noi signora, credo che. Sì, penso. Però è importante fare questo procedimento quando ancora è caldo il latte, se no credo che. Ecco, vedete, sta girando. È anche bella, guardate un po', che meraviglia! Guardate un po'. Veramente bellissimo, guardate quanto è grande. Vabbè, chiaramente noi siamo si è scaldato. Fate anche la ricotta dopo? Si è scaldato tanto, poi alla fine. Adesso vediamo. Quindi magari è meglio quella salata che hanno preparato loro. Intanto però facciamo vedere la lavorazione. Ecco, vedete, da questo panetto abbastanza grande viene preso un pezzo, viene tagliato e inserito proprio nello stampo. Ecco, e da qui prende la forma, no? Bisogna togliere tutto il siero in eccesso. Il siero che c'è dentro, bisogna togliere per farlo mantenere, no, non si mantiene. Il mantenimento quindi viene effettuato dopo con il tempo, togliendo però bene tutto il siero. Vedete? Ecco, già sta prendendo la forma caratteristica, insomma, dei formaggi che andiamo ad acquistare. Vediamo anche questa seconda parte. Come vedete, la lavorazione è bravissima, Celestino. Oggi noi abbiamo andato bene, questa è in caldaia che abbiamo adoperato il 6 di gennaio per il presepe di vento a San Pellegrino. È un caldaia che non è stato utilizzato più da tanti anni e non è venuto, diciamo, tanto per la quale. Vabbè, però magari non lo faremo assaggiare, però ecco, facciamo vedere quella che è la. È utile questa qui, però purtroppo c'è un piccolo problemino. Legato alla temperatura e al fatto che abbiamo dovuto un po' accelerare i tempi perché stava piovendo, però come vedete per quanto riguarda proprio le procedure per la realizzazione del formaggio, questi sono i passi da seguire, quindi questo viene assolutamente, ecco, guardate quanto siero qui è rimasto, qui veramente molto, più dell'altro, ecco, adesso Celestino lo sta lavorando con molta abilità, si vedono che è particolarmente esperto di siero rispetto all'altro. Invece adesso cosa stai facendo, Natalina? Aspetta, viene la ricotta, allora parla con me, dimmi. La ricotta? Allora, dimmi un po', che cosa c'hai messo? Metto il siero nel formaggio. Il siero, e adesso lo stai già girando però.
lo giro perché sennò si attacca sotto e la ricotta dopo la brucia, però bisogna girarlo in tanto in tanto. Quanto ci vuole per fare la ricotta? Questa qui fa presto, 10 minuti è pronta. 10 minuti ed è pronta la ricotta. Bravissima Catina, hai fatto il tuo dovere, dai, ti sei fatta perdonare oggi. Ecco, adesso stai vedendo quando è il momento, sì, da chi lo capisci? Quasi ora, guarda, vieni i grani. Sì, si vedono dei grani. Diventa bianca, ecco. Allora, quando diventa tutta bianca è arrivato il momento di tirar fuori la ricotta. Perfetto. Ma infatti brucia tanto, un caldo qua. Ah, io immagino soltanto, insomma, quando dovete fare questo lavoro d'estate. Però... Senti, ci sono dei periodi particolari, cioè sì, no, nei quali si fa il formaggio sempre. Qual è il periodo ideale? Io da ottobre fino a maggio. Maggio massimo metà giugno, poi diciamo le pelle vanno in asciutta perché riparto a settembre, dopo ci andiamo 40 giorni e dopo si inizia il mungio. Quindi insomma solo se giugno è particolarmente caldo avete problemi, se no lavorate sempre con temperature abbastanza... Oddio, bisogna del tempo, per esempio quest'anno 10 giorni fa stavamo a 16 gradi a Norcia, è mai successo? È vero, vero, è un tempo molto... anomalo, quindi anche per voi che poi insomma siete abituati, senz'altro la temperatura è decisamente più fredda, no? Qui nelle zone di montagna, comunque siete circondati dalle montagne. Io vedo che qui è bianco, che dici? Ricotta. Dai, questa è ricotta, vedi? Io mi sono preso un merito che non ho, però insomma ho studiato, ho capito quello, è fantastico, a vedere come si crea, guardate un po', ecco la ricotta. E facciamo un po' un applauso, bravo, ma sì, a Celestina e a Natalina, che poi tra l'altro fanno questo lavoro con molta passione, oltre che con molta perizia, quindi sono veramente molto bravi. Adesso questo, voilà, lo giriamo, abbiamo fatto lavorare parecchio Celestino, abbiamo voluto anticipare i tempi ma ti abbiamo fatto lavorare di più. ma siete abituati. Ecco, adesso sta prendendo forma anche la ricotta. E volevo anche ricordarvi che proprio per questa 51esima edizione di Nero Norcia viene distribuita per la prima volta una rivista che è Sapori e Profumi, dove troverete molti articoli interessanti legati proprio alla tradizione norsina e legati anche agli antichi mestieri, ma anche ai vari prodotti, anche insomma alle lenticchie, che sono un altro prodotto assolutamente famosissimo, IGP, sempre caratteristico di queste zone. Ecco, questa è la forma, come vedete le due forme qui sono state realizzate e adesso devono essere stagionate. Adesso sono stagionate, queste non stagionate, adesso vanno messe sotto sale per 3 giorni e poi dopo ce la vanno stagionate. Ah, quindi vengono messe sotto sale per 3 giorni? Il sale, diciamo il sale marino, no, quello che ho dato, viene per 3 giorni, prima la parte. Ma certo che la deve portare a Firenze, noi ci prendiamo il bacione e vediamo la rivista. Arrivederci allora. Ah no, ancora stai, no, anche perché non dovete assolutamente andare via, l'ho detto, abbiamo anche un altro appuntamento. Ecco la ricotta, Natalina è stata bravissima, voilà, e poi è bollente, ma ormai veramente hanno una abilità incredibile. Anche Catina è stata bravissima, come aiutante doc. Ecco, Giusy è pronta con i cucchiaini e così insomma avete avuto modo. Quindi voi avete la vostra attività proprio qui a Norcia, giusto? Se volessero venirvi a trovare possono farlo. Sì, ci sono bene, noi facciamo a livello diciamo familiare, non è che ci abbiamo un punto meglio, non è che abbiamo a livello familiare, diciamo, pezzo della vivenza, ecco, non è che ci abbiamo negozio o altre attività. Va
vero, però insomma è bello anche vedere come lavorate proprio, no? Anche lì un altro modo per vedere come viene realizzato il formaggio. Ne è venuto tanta di ricotta, abbiamo messo veramente tanto. Guardate. E quante ne avete, quante ne avevi messo di latte, Celestino? Latte era 25 litri, circa 25 litri di latte di pecora. Ecco, quindi doveva uscire circa un 4-5 kg di ricotta. Lo bisogna vedere, perché abbiamo anticipato un po' i tempi e diciamo, e il prodotto ne viene di meno, perché se non anticipa qualcosa serve. Ah, ecco, quindi dobbiamo, conviene sempre, no? Adesso noi avevamo chiaramente una tempistica limitata, però conviene sempre rispettare i tempi, perché quelli che sono i tempi naturali poi sono quelli che danno anche il risultato migliore anche quantitativamente. Ecco, vedete un po', questa è la ricotta, adesso se volete assaggiare insomma passeremo proprio fra voi così potrete gustare questa ricotta.